Nella fibula che il bruto porta sulla spalla c'è un ritratto, ma se guardate bene non è un ritratto idealizzato, ma un ritratto ben preciso di qualcuno che conoscevo. Guardate, guardate gli lineamenti e le espressioni di questo volto, non possono essere idealizzati. Vi racconto questa storia. Allora, Donato Giannotti mi chiese di scolpire il busto del Bruto per regalarlo al cardinale antimedicino Nicolò Ridolfi, presso il quale era entrato in servizio da un po' di tempo. Come sapete tutti, Bruto era il figliastro di Cesare che assassinò il padre, o meglio, iniziò l'assassinio del padre e poi proseguirono gli altri. La celebrazione del Bruto corrispondeva dunque all'elogio dell'assassinio del tiranno mediceo Alessandro de' Medici, che era stato ucciso dal cugino Lorenzaccio, o meglio Lorenzo, nel 1537. Come potete vedere in questa fibula, come vi ho accennato prima, i dettagli di questo volto sono ben delineati. E infatti questo è il volto del Giannotti che mi aveva commissionato l'opera. In questo modo il Ridolfi, che era il ricevente del dono, avrebbe sempre avuto ben presente chi gli aveva fatto questo omaggio, guardando la figura che le ritraeva appunto il committente. Lo sapevate?